Eccomi qua. Come borsa ho utilizzato quella di H&M, di H&M nera, la Shopper, e come orecchini questi, super preziosi, che mi piacciono tantissimo, soprattutto abbinati con lo chignon. Volevo farvi vedere gli acquisti che ho fatto oggi. Un acquisto al mercato e al Mato Grosso dei super affari. Un'altra scatola, un altro Vic Mathy, come lo volete chiamare. Ho preso un mocassino che non volevo prendere in realtà. Poi ho detto no, vabbè, dai, lo prendiamo visto che costa così poco. Cioè, era comunque 15 euro, però 199 euro prezzato, anche questo di pelle Cluney. Ho detto no, ho un mocassino bello. Quel giorno che voglio fare questo outfit con il mocassino, voglio un mocassino come si deve, non quei soliti mocassini, oddio, dei cinesi. Non che a me non piacciono i mocassini dei cinesi, però ho detto siccome non è una cosa che ho, ne ho tanti, ne voglio avere uno e bello, così quella volta mi sento super fighissima. Allora ho preso questo qua e tra l'altro mi ha fatto anche lo sconto, mi ha fatto 10 euro. E gli ho chiesto se mi faceva lo sconto perché gli ho detto vabbè, è l'unico 37 che hai, te li ho presi tutti io, cioè fammi lo sconto perché non mi piace molto il fatto che sia mocassino, però è bellissimo, guardate che meraviglia. È in coccodrillo, pelle coccodrillo di questo bronzo e davanti è fatto così, con questa mega fibbia, scritto Vic Mathy, fatto così. E resta appunto un mocassino da indossare col pantalone elegante, con una camicetta, uno stile così preppy e non so dirvi con cosa, forse da provare anche col jeans, ovviamente rigorosamente senza calze questo. Non mi piace con le calze, non so, è inutile, inutile tentare di convincermi, ma non credo che riuscirò a metterlo tipo, oppure con un collant nero coprente, un abitino, un bon ton. Si può provare a fare diversi tipi di outfit, sapete che non dico mai di no, e questa comunque una scarpa totalmente in pelle, nuova, del valore di 200 euro, quindi cioè, si vede che è una bellissima fattura di una scarpa. Trovarla a 10 euro, cioè nemmeno il cinesino, perché neanche i cinesi le vendono a questi prezzi. Quindi sono super soddisfatta di questo acquisto. Oddio. Perdonatemi, ma devo per forza fare questi. Devo per forza fare questo video intanto che c'è ancora la luce, quindi non posso fare altrimenti. Spero che si capisca quello che dico. Al Mato Grosso ho fatto dei super acquisti. Giovedì ero molto demoralizzata perché non avevo trovato niente, però come al solito non mi ha più deluso, assolutamente. Dicevo, spero che si capisca qualcosa di quello che dico perché non ho più la voce, non so cosa mi è successo, già sono stata malata una volta, vabbè. Ho preso delle cose meravigliose, secondo me sono davvero meravigliose. La prima è una cappa che è fantastica, super fashion, ha dei bottoni meravigliosi, dei bottoni. Taglia L, ma va perfetta, sapete che ormai con le taglie non si capisce più nulla, cioè questa è meravigliosa, è un capo fantastico. Mi ricorda l'alta moda, mi ricorda delle cose che ho visto a una fiera del vintage fatte a mano, ma vediamo, non si sa la marca. Comunque niente, questa cappettina qua è stupenda e è bellissima, cioè guardate che meraviglia, oddio. Fatta così, con i bottoncini, ok, il bottoncino mi alzo perché merita. Fatta praticamente a mantellina con il buco qua per le maniche, per le braccia, meravigliosa come nuova, potete capire quanto è bello questo capo, cioè sembra nuovo. E i bottoncini anche sono particolarissimi, mi piacciono tantissimo questi super bottoncini, guardate, fatti così, molto preziosi, importantissimi. Questa cappa è meravigliosa e mi sta molto bene, soprattutto col capello così biondo. E poi va bene, non è con segno d'usura, quindi ottimo. Altro capospalla. Oh mio Dio, questo meraviglioso cappotto. Questo indossato è un bijou, ve lo devo far vedere indossato. Anche la signora quando me l'ha visto su, la marca è Motel, che non so che marca sia. Questo arriva da Milano, mi ha detto. Allora, quello di prima è 100% lana vergine, questo è 77% lana. 67% lana e il resto non so, ho capito cosa. Comunque è una specie di lana cotta. Ve lo faccio vedere indossato perché sennò non si capisce.